Allora, riprendiamo la nostra carrellata sulla relazione di applicazioni in JavaFX, così ci mettiamo in grado anche di affrontare il laboratorio di domani. Allora, ieri eravamo arrivati a contemplare questo codice che di fatto costituisce il main di un qualunque programma JavaFX. Non dobbiamo scriverlo noi, perché come vediamo tra un secondo, in realtà buona parte di questo codice è già generato in automatico per noi. Era solo per comprendere un attimo meglio la filosofia con cui si costruiscono queste applicazioni grafiche. Di fatto tutto il lavoro, buona parte del lavoro, viene diviso tra la classe application, che noi non vediamo, che noi non scriviamo, che è quella di fatto della libreria JavaFX, che sa come deve comportarsi un'applicazione, e i singoli nodi che andiamo a pescare dalla libreria, i bottoni, i caselli di testo, eccetera, che anche essi hanno già un comportamento predefinito. Quindi buona parte dell'applicazione in realtà sa già cosa fare. Ciò che manca sono alcuni piccoli comportamenti che dobbiamo associare alle azioni che compie l'utente, che dipenderanno da applicazione ad applicazione. Allora, usciamo dal mondo della filosofia, cominciamo a fare un esempio pratico, molto molto semplice, poi nella seconda ora faremo un esercizio un pochino più articolato, ma adesso solamente per capire i meccanismi di base. Quindi, se abbiamo installato tutto ciò che dobbiamo installare, avremo Eclipse pronto, e avremo il plugin che si chiamava EFX Clips, che abbiamo installato tramite il marketplace, che ci aggiunge quelle 4-5 voci di menu che però sono chiave per facilitarci il lavoro. Quindi ciò che faremo sempre sarà creare dei nuovi progetti che non saranno progetti Java, quindi resistete. Allora, usare Clips è sempre una questione di disciplina, resistete al click. Cercate di resistere alla pulsione innata che avete in voi di cliccare nel primo punto in cui vedete, ok? Perché poi altrimenti non è un casino tornare indietro, e lo vedremo in 3-4 occasioni in cui, se uno clicca il bottone troppo in fretta, non arriva in tempo, cioè di fatto non fa l'azione giusta. Allora, noi dobbiamo creare non un progetto Java. Sì, in realtà faremo dei progetti Java, ma se andiamo a prendere tra le varie tipologie di progetto, quelle, vedete che qua ci sono varie tipologie di progetto, di cui una è JavaFX, che è una voce di menu che viene aggiunta proprio da quel plugin che abbiamo installato, FX Clips, vado su JavaFX e mi permette di creare un JavaFX project. Quindi questo è il nostro punto di partenza. Quando creiamo un progetto Java, sarà un progetto Java che ha già preimpostate di fatto lo scheletro dell'applicazione JavaFX. Quindi noi faremo un progetto magari molto semplice, qui devo inserire il nome, lui mi rifà vedere il nome che ho inserito, tanto proprio la base, no? L'hello world essenzialmente di un'applicazione grafica, inserisco un dato e il sistema mi fa rivedere questo dato, no? Quindi chiamiamolo primo FX, primo programmino che facciamo in JavaFX. Il nome del progetto. Su questa prima, ci sono, per creare un progetto nuovo ci sono 3-4 videate. La prima richiede semplicemente di indicare il nome del progetto, il resto dovrebbe essere già a posto. Essenzialmente deve verificare che lui abbia trovato la macchina virtuale Java su cui farlo girare. La seconda videata per il momento non dobbiamo toccarla, non ci serve. Ci potrà servire più avanti quando e se vorremmo aggiungere delle nuove librerie al progetto, quindi sicuramente quando lavoreremo con le basi dati o con le librerie sui grafi, le possiamo aggiungere già qua in fase di creazione del progetto, oppure le potremo aggiungere poi in un secondo momento al progetto già creato. Però diciamo così, la seconda videata sono le librerie. La terza videata, che non c'è nei progetti Java normale e che vi perdete se cliccate su finish troppo presto, quindi per questo bisogna andare avanti passo passo e non cliccare su finish subito appena dato il nome del progetto, perché qua ci permette di specificare un paio di dettagli, no, che fanno comodo proprio per l'applicazione JavaFX. La prima è nome del package. Quindi un progetto è sempre bene, no,
usare, diciamo, il meccanismo dei package proprio per separare le varie classi, no? E avrete visto che conviene sempre che il package sia costruito, diciamo così, a partire dal nome di dominio dell'azienda, della società che lo crea, io ovviamente ho detto il contrario. Quindi noi siamo il Politecnico di Torino, quindi il nostro package sarà qualcosa tipo IT, Polito, poi io ci aggiungerei TDP, Tecnico di Programmazione, e poi ci aggiungiamo qualche cosa che qualifica ciò che stiamo facendo, che abbiamo detto che si chiamava il primo esercizio. Ok, quindi lavoriamo, struttureremo i nostri programmi in diversi package, perché poi avremo appunto a che fare con diverse classi. Questi package avranno un prefisso che è riconoscibile, non lasciate applications oppure... E questa è la prima cosa. La seconda cosa è questa parte di finestra che si chiama Declarative UI, UI sta per User Interface, ci dice: guarda, vuoi che io ti generi già un'interfaccia vuota? E se sì, in quale linguaggio? Noi sì vogliamo, e sì vogliamo crearlo in linguaggio FXML. FX Graphic è di fatto un linguaggio non standard, che si sono inventati quelli di FX Clips, non conviene usarlo. FXML sì. Quindi chiedo, in fase di creazione iniziale del progetto, che, diciamo così, il wizard di creazione del progetto mi crei già un file FXML di partenza. Questo file FXML deve partire con un nodo contenitore principale. Cioè tutta l'interfaccia, ieri l'avevamo chiamata la scena, è un insieme di nodi. Di questi nodi qual è quello principale, quello più in alto di tutti, quello che contiene tutto il resto? Ovviamente non ci andiamo a mettere un bottone come nodo principale, ci andiamo a mettere un contenitore all'interno del quale potremo inserire altri controlli. E quindi qua possiamo scegliere quale contenitore dovrà contenere tutta la nostra applicazione. Qui c'è una serie di contenitori definiti. Noi partiamo pure con il nostro border pane, che è quello che useremo quasi sempre, che è utile essenzialmente per avere interfacce in cui c'è una testata, c'è un titolo, una linea di stato e poi un contenuto principale al centro, no? Gli altri pannelli quasi sempre li usiamo internamente, però anche qua si potrebbe scegliere qual è il nodo radice, il nodo principale da cui far discendere tutta la scena. Quindi nel 90% dei casi questo non lo dovremmo toccare. Poi possiamo indicare che nome deve avere questo file FXML che stiamo creando. Sample non mi piace tanto, chiamiamolo primo, visto che il nostro programma è il nostro primo. E poi una classe controller, di cui oggi impareremo il ruolo, chiamiamola primo controller. Adesso, sul nome controller avremo da discutere ed approfondire la settimana prossima. Per ora è una classe che vediamo tra un secondo, che serve a completare la parte dinamica, la parte di esecuzione dell'interfaccia utente. Quindi questa finestra ci serve essenzialmente per personalizzare il nostro progetto. Fatto questo, possiamo finalmente cliccare sul finish e abbiamo il nostro primo progetto JavaFX creato. Come vedete, al suo interno c'è un package. All'interno di questo package c'è la classe main, che guarda caso è esattamente uguale, molto simile a quella che abbiamo visto sulle slide. Fa ciò che deve fare la classe main. Il main vero non fa nulla se non chiamare il metodo launch della classe madre application. Nella classe application è dentro il packet javafx.qualcosa, e noi sappiamo che la classe application prima o poi chiamerà il metodo start, avendo già creato uno stage, cioè una finestra all'interno della quale mostrare il contenuto. E qui cosa fa il programma? Il programma legge il file primo.fxml, il quale restituisce un nodo, che in questo caso qui vedete in dettaglio c'è un casting, e restituisce questo nodo radice di tipo border pane. Quindi la lettura del file XFML restituisce un albero di nodi, un insieme di nodi, di cui quello che mi importa, quello che mi ha restituito, è il nodo principale, quello più in alto di tutti. Questo è il nodo radice della scena grafica. Questo nodo radice viene usato per creare una nuova scena. Perché lui fa differenza tra quello che è un nodo radice e una scena?
ma perché in realtà noi potremmo avere delle interfacce molto complicate in cui il file fxml descrive solamente una parte. Quindi io posso avere una parte di nodi di qua, una parte di nodi di là e li metto insieme in una scena unica appendendoli sotto un nodo più grande. Quindi mi permette di definire in un file fxml non necessariamente un'intera videata, ma solamente una parte. Poi avere il nodo di partenza e agganciarlo dove voglio all'interno di una videata più grande, di una scena più grande. Per questo c'è questo doppio passaggio: dammi il nodo radice che contiene, da cui potrò arrivare a tutti i nodi della scena, e poi crea una scena partendo da quel nodo radice. Ecco, la prima cosa che io faccio sempre è cancellare questi due numeri che l'Eclipse mette come valore di partenza. Queste sono le dimensioni di partenza della finestra, 400 pixel per 400 pixel. Allora, qualunque dimensione fissa può essere sempre o troppo grande o troppo piccola, ma mai giusta. Quindi noi impareremo a chiedere alla libreria GeoFX, tra le tante cose che sa fare, anche quella di ridimensionare in automatico il contenuto della finestra, il layout della finestra, quando l'utente volesse allargare o restringere la finestra stessa. Quindi non mi piace questo 400, lo tolgo, e così, non specificando le dimensioni, lui creerà una scena della dimensione opportuna, e poi opportuna vediamo come farla diventare giusta. Tutto il resto di fatto non lo tocchiamo. Qui c'è un'operazione per caricare eventualmente, se eventualmente presenti, dei fogli di stile. Voi quando farete la parte web vedrete il linguaggio CSS per definire la grafica e l'impaginazione delle pagine web. Ecco, sappiate che lo stesso CSS, lo stesso linguaggio, si chiama CSS per Cascading Style Sheets, lo stesso linguaggio che si usa nel web si può usare anche qua. Quindi ciò che imparerete di là, se vorrete, potrebbe essere usato anche sull'applicazione GeoFX per giocare sull'aspetto grafico, qui giochi sulle spaziature, sui colori, sui font, eccetera, eccetera. Ma per il momento, diciamo così, non ci interessa questo lato più estetico. E poi ci sono i passaggi principali del tipo: questa scena che ho creato, mettila dentro la finestra e rendi visibile la finestra. Fino a questo punto la finestra la stiamo creando, ma non è sullo schermo, è nascosta. Ok, quest'altro non lo dobbiamo toccare. E che cosa contiene invece questo file fxml che abbiamo fatto creare? Beh, l'unica cosa che abbiamo detto è che noi vogliamo una scena che parta da un border pane che poi conterrà altre informazioni. E infatti, se andiamo a vedere il file fxml, è così, nel senso che contiene, non so se avete familiarità col formato XML dei file, no, semplicemente fatto a tag di apertura e chiusura, quindi si apre un tag border pane e qui sotto si chiude barra border pane annidati, e quindi all'interno del border pane posso definire le altre cose. Quindi questo, questo file in questo momento sta dicendo che la mia scena è formata da un solo nodo, che è un border pane. Ma noi per fortuna non dobbiamo andare a editare questo file a mano, possiamo editarlo tranquillamente col nostro scene builder. Quindi se vado sul file fxml, tasto destro, apri con scene builder, se ho impostato bene le preferenze di Eclipse come vi avevo raccontato nel video, si dovrebbe aprire l'applicazione scene builder aprendo già direttamente quel file. Non vedete niente perché non c'è niente, o meglio, c'è un nodo border pane che non contiene nulla, quindi un contenitore che non contiene nulla, lui collassa praticamente a 0 pixel e non si vede nulla. Noi cominciamo a metterci qualche cosa. Ad esempio potremmo, dicevamo, un programmino molto semplice, come se rispondato me lo faccia vedere, no? Allora, ho bisogno di, prima di tutto, un titolo che dica: questo è il mio primo programma di prova. Allora, un titolo che cos'è? Ecco, qua comincio a prendere familiarità con quelli che sono gli elementi della libreria JavaFX. Sulla sinistra, in alto, abbiamo la libreria di componenti, di nodi. E vedete che sono divisi tra nodi contenitori, cioè nodi che a loro volta possono contenere altri nodi, nodi di solito sono invisibili, trasparenti, ma possono contenere altri nodi, e di cui il border pane è quello che abbiamo appena visto. Adesso qua non me lo mette. C'era, ah c'è, guarda qua. Che già c'è nella scena, già è stato costruito. Poi io uso, poi
ognuno, diciamo così, ha preferenze anche sulla composizione dell'interfaccia, però io uso molto questo HBox, che è un contenitore che contiene vari elementi e questi elementi vengono disposti da sinistra verso destra uno dopo l'altro, quindi una scatola orizzontale, oppure VBox, che è una scatola verticale, no? Per impilare gli oggetti uno sotto l'altro. Ovviamente queste cose possono essere annidate a piacere, quindi io posso avere una scatola verticale in cui metto vari elementi, nel primo posto ci metto una scatola orizzontale dove ci metto dei bottoni, di cui alla fine magari ci metto una griglia, eccetera, eccetera. Quindi posso annidarli quanto voglio per creare delle gerarchie grafiche anche molto complesse. Se uno combina il verticale con l'orizzontale ottiene una griglia, grid pane, in cui dispongo degli elementi in una griglia di tot righe per tot colonne e quindi saranno allineati per griglia per colonne. Ci sono dei... dove è andato? Il flow... flow pane invece. Il flow pane invece è un contenitore che normalmente lavora da sinistra verso destra, ma quando raggiunge il bordo della pagina va a capo. Quindi immaginate, non so, di dover costruire una galleria di immagini in cui avete tante immagini, finché ce ne stanno, sono 4 per riga, poi va a capo la quinta, la sesta, eccetera. Se ridimensionate la finestra, automaticamente il flow, come dice il nome, rifluisce, fluisce diversamente e rimpagina gli elementi diversamente, dove non voglio bloccare, o diciamo un layout bidimensionale non rigido, mentre invece una griglia è rigida con numero di righe e numero di colonne. Quindi a seconda di che cosa voglio ottenere, devo giocare con i contenitori che mi possono aiutare. E così via. Adesso andiamo a vederli tutti. E questi sono solamente i contenitori. Dopodiché a un certo punto, dentro i contenitori, ci metto i controlli, cioè gli elementi veri e propri dell'interfaccia grafica. Allora, quali sono quelli più importanti? Vabbè, lo vediamo qua, il bottone. Di fatto non c'è programma che non abbia almeno un bottone su cui schiacciare ok. C'è sicuramente un'etichetta, label, che rappresenta un campo di testo. Un campo di testo non interattivo, però viene semplicemente visualizzato o per indicare un titolo, o per indicare uno stato, o per fungere da leggenda di qualche altro elemento. No? E poi ci sono i campi per inserire i dati, ad esempio ci sono i campi di testo. Di campi di testo ce ne sono due, text field e text area. La differenza è che un text field è un campo di testo di una riga, una text area invece è un campo di testo rettangolare fatto su più righe. Quindi dipende se dobbiamo inserire solamente il nome, basta un text field, se dobbiamo inserire un testo, un paragrafo, metteremo una text area. Questi campi sono campi, diciamo, che contengono del testo il quale può essere inserito dall'utente o inserito dal programma. Sono campi, tutti questi sono bidirezionali in certo senso. Quindi bottoni, campi di testo e etichette sono, diciamo così, i controlli di base più semplici. Poi ovviamente ci sono più complessi, tipo ad esempio la combo box, che è l'elemento usato per fare menu a tendina. No? Si chiama combo perché combina l'inserimento di un dato con la lista dei valori possibili. E vabbè, poi se riusciremo più avanti parleremo anche di tabelle o cose di questo genere. Un altro campo interessante sono gli slider, ad esempio, no? I bottoncini che si possono spostare a sinistra, a destra. Ma qui abbiamo tutti gli elementi, no? Se andate a esplorare i radio button, cioè i bottoni a scelta singola, o le checkbox, cioè i bottoni a scelta multipla. Tutti gli elementi che siamo abituati a utilizzare quando navighiamo su un qualunque sito o usiamo un qualunque programma. Allora, noi cosa vogliamo creare? Il nostro primo programma, dicevamo, è un semplice programma che chiede, ad esempio, il mio nome e me lo scrive dicendomi sono contento di conoscerti o qualcosa di questo genere. Allora, inseriamo un primo titolo, quindi prendo una label e la inserisco in modalità drag and drop, quindi la prendo da qua sopra, la trascino dentro. Vedete che il border pane ha 5 scomparti, top, center, bottom e poi left and right. Allora, il titolo del programma lo metto nel top, quindi che è una parte in alto. E qui mi fa vedere la struttura, il border pane, nella parte top c'è un'etichetta, una label.
un nodo di tipo label che al momento si chiama, contiene la scritta label. Questa è la struttura del documento. A destra, nella colonna di destra, troviamo le proprietà dell'elemento attualmente selezionato. Tutto JavaFX è basato su questo concetto di proprietà. Ogni nodo ha una serie di proprietà, di attributi, che ne modificano il comportamento, ne modificano la visualizzazione, ne modificano il contenuto, i dati e così via. E queste proprietà, anche qua sono lunghe, vedete che qua ci sono le proprietà divise anche esse in tre parti, prime properties specifiche della label, altre che vanno sotto, diciamo così, l'etichetta layout, quindi proprietà di come questa label viene impaginata ed impagina i propri figli, i propri nodi contenuti, e poi code, cioè come dal punto di vista dinamico della programmazione io posso estendere il comportamento di questo elemento, quindi la parte di coding. Allora, la cosa più semplice è che qualunque campo di testo ha una proprietà che si chiama text. La proprietà che si chiama text, qui stiamo parlando di un elemento grafico, ma stiamo anche parlando di un oggetto Java. Quindi quando io dico che un oggetto di tipo label, una label ha una proprietà text, sto dicendo che nel mio programma vedrò, se voglio, se mi serve, un oggetto Java di tipo label, javafx.control.label, che avrà una proprietà text, quindi mi immagino che avrà un metodo setText e un metodo getText per poter cambiare e leggere queste proprietà. Okay? Quindi c'è una perfetta dualità tra questa visione grafica e quella invece del programma Java, e ci facilita di molto. Allora, vabbè, io ovviamente, se questo è il titolo, sarà programma, primo programma, ma in JavaFX, ad esempio. E questo è il titolo della mia finestra. Adesso non sembra tanto un titolo perché piccolino, striminzito, possiamo decidere di farlo più grande e quindi modificare le proprietà di questo elemento dicendo che non voglio che sia da 15 punti, ma magari lo metto da 24 e non, ops, mi sono perso, e non voglio che sia nero, ma che ne so, lo prendo blu o qualcosa del genere. Quindi ho delle proprietà che si applicano sugli elementi, io vedo già in tempo reale quali sono le proprietà applicate in questo istante a quell'elemento. Dopodiché dicevamo, vabbè, questo è solamente il titolo, voglio permettere all'utente di inserire il proprio nome. Allora, cosa serve per inserire il nome? Servono almeno tre controlli. Una casella di testo in cui poter inserire il nome. Un bottone per dire sì, ho finito, per confermare, e un'etichetta per dire all'utente che cosa deve inserire. Ok? Tre elementi. Questi elementi li mettiamo in fila in una HBox, ad esempio, in un contenitore orizzontale, in modo che stiano esattamente allineati. Poi, se il programma serve a qualcosa, quando premo il bottone vorrò che il risultato venga stampato, il messaggio che il sistema mi dà magari venga stampato e visualizzato al di sotto. Quindi io già mi sto immaginando un'interfaccia fatta di due parti, un sopra e un sotto, fatemelo chiamare così, il sopra è per l'emissione dati, il sotto è per la visualizzazione del risultato. Quindi un sopra e un sotto per me fa venire in mente un contenitore verticale, un H-box, un V-box, un vertical box. Quindi sto immaginando un layout di questo genere, in cui prendo una scatola verticale e vado a riempire il contenitore principale, il centro, questa V-box. Questo contenitore verticale adesso è una scatola invisibile, quindi ce l'ho nella testa ma non riesco a farlo vedere. Immaginate la metà sopra e la metà sotto. La metà sopra mettiamo i dati da inserire, nella metà sotto mettiamo un campo in cui il programma potrà visualizzare. Allora, la metà sopra sarà, dicevamo, sono tre elementi messi in riga, quindi sarà un H-box, una scatola orizzontale, che metto dentro la V-box. Vedete che gli elementi si annidano uno dentro l'altro. E poi
nella metà sotto un campo in cui sistema posso scrivermi un messaggio potrebbe essere un'area di testo, ad esempio, una text area in cui lui può scrivere, io posso vedere. Quindi posso andare a prendere una text area e la metto, attenzione, non dentro l'hbox ma dentro la vbox. Attenzione dove trascinate gli elementi, dentro la vbox dopo l'hbox, quindi qui. Opla. Quindi abbiamo una vbox che contiene un hbox e una text area al suo interno. E nell'hbox cosa ci mettiamo? Per ora non c'è nulla, ci metteremo sicuramente un'etichetta, ci metteremo un'area di testo, un text field, e ci metteremo un bottone. Adesso il text field, vedete, l'ho messo già subito nel posto sbagliato, perché deve stare tra l'etichetta e il bottone, io l'ho messo invece qua sotto, perché sono stato incauto con il mouse, l'ho sposto qua. Quindi, una volta presa la mano, semplicemente una composizione grafica degli elementi. A questo punto l'etichetta, la label, la cambio, dico nome, nel bottone, lo cambio il nome del bottone, anche il bottone ha una proprietà che si chiama text, che corrisponde al testo che ci sta scritto sopra il bottone. Quindi c'è molta coerenza su come sono stati progettati questi elementi. Ovviamente, sia una label sia un bottone hanno una proprietà testo che può essere solamente controllata dal programma, l'utente non è che può modificarla. Mentre invece l'area di testo ha anche essa una proprietà text che però potrà modificare sia il programma sia l'utente, perché quella è una casella editabile. Quindi sul bottone, anziché chiamarlo button, lo chiamo inserisci, ad esempio, e la casella di testo, se io scrivessi qualche cosa, verrebbe precompilato nella casella di testo, ma io voglio lasciare all'utente una casella di testo vuota. Eventualmente posso mettere, inserire, ecco, questa casella di testo ha una proprietà in più, che si chiama prompt text, cioè il testo di invito. Vedete, a volte quando aprite una casella in grigino c'è scritto la spiegazione di quello che dovete inserirci sopra. Quindi non è il valore, il testo contenuto, ma è, diciamo così, un testo di sfondo che viene mostrato se l'utente non ha ancora inserito nessun testo. Quindi potremmo mettere inserisci il tuo nome. Puntini. Quindi viene mostrato in grigino, ma è l'invito a inserire questo, no? Una cosa a cui siamo abituati a vedere, adesso impariamo a farlo. Allora, ricordiamoci ogni tanto di salvarlo anche questo file. Stiamo salvando il file già direttamente al progetto Eclipse, perché quando abbiamo fatto dal progetto Eclipse apri con SimBuilder, SimBuilder ha aperto direttamente quel file che era salvato dentro il progetto, quindi stiamo lavorando dentro il progetto. Adesso ci sono alcune cose bruttine, perché ad esempio l'etichetta nome è troncata, vedete che è no puntini puntini, perché non ci sta, e anche il bottone è troncato. Perché? Perché i nodi di layout applicano certi algoritmi per poter presentare i contenuti, e questi algoritmi sono governati dalle loro proprietà di layout. Quindi se andiamo a vedere la parte layout, io qui sono sulla VBox, ci sono tutta una serie di proprietà che determinano, che governano l'allineamento, ma soprattutto la dimensione dei vari elementi. E quindi io posso dire, ad esempio, che la VBox, quando l'ho trascinata, no, nel progetto, ha assunto una larghezza di 100 e un'altezza di 200. Allora, larghezza di 100 non bastava per farci stare tutti i bottoni che volevo. Per fortuna, e qui qua possiamo cambiarlo, io voglio che l'altezza sia di 500, la larghezza. Paf. Cosa ho fatto? Ho allargato la VBox. Allargando la VBox ho anche allargato il border pen che la contiene. Cioè questi contenitori si parlano tra di loro. Quindi la VBox dice io sono più larga, allora border pen dice allora mi allargo anch'io. Se mi allargo anch'io allora anche il titolo vedete che è centrato rispetto a uno spazio più ampio, perché ha ricalcolato le posizioni di tutto il border pen.
ma anche gli H-box interni a questo punto dicono, ah vabbè, se io ho un contenitore più ampio mi posso allargare, quindi l'H-box non è più stretto, non deve dire alla label guarda che tu hai poco spazio, e può darle più spazio. Quindi questa è un po' favoleggiata la cosa, ma in realtà il meccanismo di funzionamento mette insieme dei vincoli che vengono imposti da ciascun contenitore e delle richieste che vengono portate da ciascun controllo. Il controllo è quello che ha bisogno di spazio, no? I contenitori lavorerebbero benissimo in 0 pixel se non avessero nulla dentro da mostrare, però l'etichetta ha uno spazio, occupa uno spazio, il bottone occupa uno spazio, la casella di testo occupa uno spazio. Questo spazio deve essere negoziato con gli spazi degli altri, e chi fa questa negoziazione sugli elementi di layout. Ogni elemento di layout ha un algoritmo diverso, una regola diversa, e per questo sono diversi, non ne abbiamo uno solo. Uno ragiona solo orizzontale, l'altro sul verticale, eccetera, eccetera. Per fortuna, noi possiamo dire, cioè questa è una proprietà particolare, perché uno come fa a dire 500 è giusto, è troppo poco, adesso è troppo, allora mettiamo un po' meno. No. Però non possiamo a giornata contare i pixel. Allora possiamo mettere una proprietà che si chiama use computed size, che di fatto dice, in questo caso al nodo VBox, perché non so solo VBox, prenditi lo spazio che ti serve e nulla di più. Cioè calcola la dimensione che devi avere per poter contenere correttamente i nodi al tuo interno. Adesso mi dite, ma non è bastato. Come? Non è bastato perché in realtà vedete che si è di nuovo schiacciato il nome. Perché? Io ho detto la VBox, prendi lo spazio che ti serve. Sì, però questo spazio è l'H-box che non glielo chiede. Perché la VBox non vede i suoi figli immediati, no? Quindi la faccio breve, se anche sull'H-box dico calcolati la dimensione preferita, vedete che si allarga e si accorge. Perché l'H-box va a vedere il suo contenuto e va a vedere quanto spazio gli serve per impaginare il proprio contenuto. La text area, anche essa, ha delle proprietà, possiamo dire, vai sulla dimensione predefinita, in realtà da qualche parte c'è anche un'altra proprietà sulla text area, che adesso non mi ricordo mai dov'è, che è il numero di colonne di testo, non trovo mai. Ah, che è il numero preferito di colonne. No, di fatto essenzialmente su una text area sì, io posso ragionare in pixel, tot pixel largo e tot pixel alto, ma visto che penso di lavorare con del testo, anche può essere più comodo impostare il numero di colonne minimo, ma scusate, dov'era? Il numero di colonne. Quindi poi io posso dire, se questa cosa qua magari voglio che sia 40 colonne, perché forse è già il default 30, me lo fa più stretta e viceversa, dipende dal testo che ci devo mettere dentro. Però queste rifiniture, diciamo, con le grafiche possono avvenire in un secondo momento. Allora vedete che in un attimo noi modifichiamo dei parametri e l'interfaccia si adatta. Noi non ragioneremo praticamente mai in pixel, ragioneremo in senso logico, quali elementi sono dentro, quali altri, e poi lasceremo alla libreria di farsi i calcoli del fatto che questo bottone deve essere un pochino più in alto o un pochino più in basso. Beh, poi ci sono alcune cose bruttine, ad esempio, non so, questi elementi sono un po' troppo appiccicati. Allora, come faccio a non farli più appiccicati? Dico all'H-box, per favore, caro H-box, spazia, c'è un attributo che si chiama spacing, gli elementi che contiene. Quindi, che so, possiamo dire 5 pixel, e a questo punto tutti gli elementi contenuti nell'H-box tra l'uno e l'altro hanno una spazzatura di 5 pixel. Quindi posso lavorare su delle proprietà di spaziatura che sono essenzialmente queste tre. Spacing, che è la distanza tra gli elementi contenuti nell'elemento. Il padding, una parola un po' strana, che è il bordo interno tra l'elemento e il suo contenitore, e il margine, che è il bordo esterno tra l'elemento e gli altri adesso adiacenti. Quindi se io ho un elemento, io posso dire, beh, questo elemento io mi do un mio margine interno, quindi non, come sai, se hai un foglio di carta, non
non scrivi a partire dal bordo, dal millimetro attaccato al bordo, parte da un piccolo spazio interno. Questo si chiama mapping. Poi io posso avere un margine esterno, cioè oltre a, diciamo, dover stare lontano dai bordi della finestra, dai bordi dell'elemento, io voglio anche stare più lontano dagli elementi vicini. Quindi ad esempio io potrei dire che a questa V-box diamo un padding di 5 pixel, ad esempio, lo copiamo su tutte le direzioni. Questi quattro valori sono alto, destra, basso, sinistra. Dare un po' di padding, vedete che ha creato una piccola fessurina qua, che è la distanza tra la text area e il bordo della finestra. Ma sono dettagli, poi alla fine uno sistema questi 4 o 5 dettagli e tutto si ridimensiona da solo. Allora, questo è il mio primo programma, lo posso salvare e poi andrò ancora a migliorarlo, ma vediamo un attimo come funziona. In teoria, se io torno in Eclipse, questo file che ho creato è il file che si chiama primo.fxml, che viene letto qua, crea una serie di nodi, andiamo a vedercelo, prima l'abbiamo visto, era semivuoto questo file primo.fxml, adesso vediamo che c'è tanta roba dentro, c'è qualcosa in più dentro. Ci sono le nostre hbox, ci sono le nostre label, ci sono i nostri spacing, i valori delle proprietà, degli attributi, eccetera, eccetera. Quindi effettivamente, graficamente, abbiamo editato questo file. A questo punto possiamo provare a lanciare il programma main e vediamo che cosa succede. Ecco, mi parte una finestra. Qui non siamo più nell'editor, questo è il mio programma eseguibile che ho lanciato, che guarda caso guardo i primi. Questo mi dà il comportamento dell'applicazione JavaFX combinato col comportamento dei singoli nodi che ci ho messo dentro. Singoli nodi che ci ho messo dentro che sanno che, ad esempio, se ridimensiono la finestra, qui abbiamo la text area e il border pane che stanno lavorando. Il border pane vede che la finestra si è allargata, quindi si ridimensiona e ridimensiona il titolo. La text area, vi ho detto, prenditi la dimensione che vuoi, preferisci, se ha più spazio si fa più larga. Se stringo, gli elementi cercheranno di stringersi, occupare meno spazio, eccetera. La casella di testo è l'ultima che si stringe, perché è quella che è più importante degli altri, quindi è un algoritmo di risposta al ridimensionamento che è diverso. Poi, per qualche motivo, la text area in verticale tende a non allargarsi. E vabbè, ci sono dei comportamenti, no? Dei nodi di layout che ci permettono di creare un'applicazione che in qualche modo si possa adattare all'utente, se viene dimensionata, ad esempio. O se l'utente ha dei font diversi installati, se uno schermo più grande o uno schermo più piccolo. Se noi ragionassimo in pixel saremmo fregati, dobbiamo ragionare in termini di posizionamento logico degli elementi. E poi c'è il comportamento dei nodi. Allora, un nodo di tipo label non fa niente, è lì, si fa vedere. Beh, eventualmente è capace a scriversi abbreviato se non ha spazio, quindi ci sono i puntini puntini, ma un nodo di tipo bottone sa già cosa fare. Un bottone, innanzitutto, si disegna come un bottone. Si fa vedere che è un bottone perché c'è il bordino, c'è la sfumatura, eccetera. Che quando ci passo sopra col mouse si emoziona e comincia a mostrare il suo stato attivo di elemento, e quando ci clicco sopra cambia ancora, rientra da quell'effetto di rientro del bottone quando ci clicco sopra. Questa cosa qua non arriva dal cielo, è chi ha scritto la libreria JavaFX che ha implementato tutte queste ombreggiature, sfumature, cambiamenti di colore, eccetera, eccetera. Quindi quando metto un nodo button, lui internamente sa già fare tutte queste cose. Quando metto una casella di testo, mi mostra il testo di invito, io ci posso cliccare dentro, ci posso scrivere, posso uscire, posso entrare, posso fare elimina, posso fare tasto destro, copia e incolla. Tanta roba, se la dovessimo fare noi. No, text area, test field è già capace di farlo da solo. Idem l'area di testo, in questo caso ci scrivo dentro, magari noi l'avevamo pensata perché il programma ci scrivesse dentro, non l'utente, adesso vediamo un po' come fare.
Però vediamo se c'è troppa roba, lei si dota automaticamente di una scroll bar. Non devo mettercela io, non devo pensarci io. Quindi questi nodi qua, di questa libreria JavaFX, sono tutti nodi abbastanza intelligenti. Quindi buona parte del comportamento dell'applicazione è già in qualche modo predefinito sulla base dei nodi che ho inserito, nodi di layout e nodi di controllo. Buona parte, ma non tutto. Perché a un certo punto, se io scrivo che il mio nome è Fulvio e clicco su inserisci, io vorrei che qua sotto venisse scritto buongiorno Fulvio. Ah, questo non lo può sapere la libreria JavaFX. Questo è un comportamento specifico, una logica del programma che voglio fare. Quindi ciò che io dovrò fare sarà di estendere il comportamento base degli elementi per dire, va bene, tu, bottone, sai cosa fare, lo sai fare bene, ma in più, quando qualcuno ti clicca, fai altre operazioni. Come faccio questo a spiegarlo? Beh, lo spiego attraverso un concetto di eventi. Le interfacce grafiche sono sistemi che elaborano migliaia di eventi al secondo. Cos'è un evento? È qualcosa che succede. Cosa può succedere? Succedere che io ho spostato il mouse, che io ho fatto click, che io ho spostato la finestra, che l'ho ridimensionata, che sono entrato in un campo, che ho schiacciato un tasto. Ogni volta che un utente fa qualcosa con l'interfaccia, viene generato un evento di tipo tastiera, un evento di tipo mouse, un evento di tipo finestra, eccetera, eccetera. Sono varie famiglie di eventi. E questi eventi vengono intercettati e gestiti, vengono trasmessi ai vari nodi della scena. Beh, ovviamente se scrivo una lettera qua dentro, verrà trasmessa all'area di testo, non a quella sottostante. Ma in realtà verrà trasmessa all'area di testo e all'hbox che la contiene, e alla vbox che la contiene, e al border pane che la contiene. No? Perché uno è figlio dei propri contenitori, anzi in realtà verrà trasmesso dall'esterno verso l'interno. Ma lasciamo perdere i dettagli di propagazione dell'evento. Ogni azione dell'utente corrisponde a un evento che viene trasmesso all'elemento sul quale questo è avvenuto. Allora, ad esempio, se io faccio click sul nome, l'evento di click viene propagato alla label e la label dice a me non mi frega niente che tu abbia fatto click. Non reagisco, non faccio nulla. Il bottone, viceversa, se faccio click fa cose. Qui c'è un comportamento predefinito per ciascun evento. Io come programmatore posso decidere di gestire delle azioni aggiuntive per tutti gli eventi che sono previsti. Quindi in questo caso, ad esempio, quando è che questo programma deve fare qualche cosa? Al di là di ciò che è già previsto dalla libreria. Quando l'utente agisce con la casella di testo? No. Lui può scrivere, cancellare, fare ciò che vuole. Io devo intervenire solamente quando lui preme il bottone. Quindi, io dirò al bottone, tu fai il tuo mestiere, ma in più voglio essere coinvolto. Voglio che il programma venga coinvolto, la mia logica, il mio codice venga coinvolto ogni volta che l'utente preme su questo bottone. In pratica come si fa? Torniamo sullo Scene Builder. In pratica seleziono il bottone, qui ci sono tutte le proprietà che abbiamo visto, ci servono per decidere come viene mostrato. Okay? Ma poi nella parte code ci sono essenzialmente due tipologie di informazioni. La prima è semplicemente questo primo campo, che si chiama fx2.id. Questo è un identificativo, l'identità dell'elemento. Se io scrivo qualcosa qua dentro, questa identità, in questo caso del bottone, verrà convertita in una variabile Java all'interno del mio programma. Quindi se io scrivo qua Pippo, nel mio programma Java avrò accesso a una variabile che si chiama Pippo, che è di tipo button e che punta esattamente a questo oggetto qua. E potrò fare setText, potrò fare getText, potrò modificare tutte le cose che voglio su una variabile che si chiama Pippo.
Quindi in qualche modo i riferimenti agli oggetti di interfaccia grafica vengono iniettati all'interno del mio codice. Questo è il concetto, tra un attimo vediamo come. Quindi io decido, cioè, quali sono gli oggetti che mi interessa vedere all'interno del mio codice. Quali sono gli oggetti che mi interessa vedere? Sono gli oggetti dei quali mi interessa andare a leggere delle proprietà o modificare delle proprietà. Non è che vado a prendere i riferimenti di tutti gli oggetti dell'interfaccia grafica, compreso di concine, compreso di... no. Gli oggetti di cui al programma Java interesserà leggere o modificare le proprietà. Questo è il primo tipo di informazione che abbiamo nella parte code, l'ID. Scegliamo quali oggetti vogliamo vedere nel nostro programma. E poi c'è una lunga serie di campi che iniziano tutti con on qualcosa, on action, on drag, on mouse drag, on input, on key pressed, on key type, bla 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 bla. Questi qua sono tutti gli eventi che possono capitare su quell'elemento. On action è l'evento tipico del bottone, che è un evento che si chiama action, che è invocato ogni volta, whenever, il bottone venga attivato. Questo può essere attivato se l'utente fa clic sul bottone, oppure tra un evento di tipo touch, oppure premendo un tasto, tipo l'invio, oppure, vabbè, può anche essere un programma che decide di far finta che l'utente abbia premuto il bottone. Quindi il bottone sa fare tante cose, dicevamo, sa quando viene attivato, non necessariamente cliccato, perché se sono un touch non è un click. E l'evento click e l'evento touch sono eventi separati, distinti. Allora il bottone capisce quando l'azione fatta dall'utente corrisponde all'attivazione, all'azione richiesta di quel bottone. Allora qui dentro ci scriverò il nome di un metodo Java che verrà chiamato quando su questo bottone verrà riconosciuto l'evento action. Cioè tutte le volte che qualcuno clicca, diciamo banalmente, su quel bottone, automaticamente viene chiamato il metodo che io dico qua. Se volete intercettare un altro evento, che ne so, quando un utente preme un tasto mentre il focus è su questo tasto, su questo bottone, metterò key pressed. Quindi abbiamo gli eventi di tipo drag and drop, gli eventi di tipo tastiera, gli eventi di tipo mouse, gli eventi di tipo rotazione. Pensate anche ai mobile, no? Ai dispositivi mobili. Gli eventi tipo scorrimento, gli eventi tipo touch, zoom. Chiaro, non tutti i tipi di eventi sono disponibili su tutti i tipi di piattaforme. Ma essenzialmente quelli principali, no, il principale è questo. Il resto mi serve se dovessi fare cose più evolute, l'utente può spostare il bottone, cose del genere. E quindi cosa voglio? Voglio che quando l'utente clicca su questo bottone venga chiamato un metodo che sia in grado di gestire questa azione, gestire questo evento. Allora, questi metodi io li chiamo quasi tutti con un nome che si chiama handle, handle per dire gestisci, è un metodo che gestisce che cosa? Gestisce il bottone, inserisci, handle inserisci, per dire. Handle inserisci un nuovo nome, qualcosa di questo genere, è un nome di un metodo. Se avete gli esercizi, una volta, qualche anno fa, li chiamavo sempre con do qualcosa, fai qualcosa. Però è più corretto chiamarli handle, perché in realtà il nome corretto sono event handler methods, metodi per la gestione degli eventi. Allora, quando l'utente clicca su questo bottone, viene chiamato il metodo Java che si chiama handle inserisci. Ovviamente questo metodo lo devo scrivere. Dove lo devo scrivere? Dentro la classe controller di cui non abbiamo ancora parlato. La classe controller mi dà, mentre l'fxml mi dà la vista, il layout, la visualizzazione dell'interfaccia, la classe controller mi dà l'intelligenza dell'interfaccia. E quindi la classe controller raccoglie tutte le variabili corrispondenti agli id e tutti i metodi corrispondenti agli event handler.
Infatti, non l'abbiamo visto, è nascosto qua in basso, c'è una sezioncina controller che dice qual è la classe controller associata a questo file fxml. Vabbè, questa è già in basso a sinistra, vedete, la precompilata, perché quando abbiamo creato il progetto il Twitch ha creato il file fxml e li è già collegati insieme. E quindi posso dare un id al bottone, posso dare un id alla casella di testo, che so, la chiamiamo nome, posso dare un id alla text area, all'area di testo sottostante, che chiamiamo messaggi, ad esempio. Stiamo dando nomi di variabili Java ad alcuni elementi dell'interfaccia. Vedete che qua in basso a sinistra ci dà il riassunto, dico guarda che tu dentro questo controller hai identificato tre variabili che si chiamano nome, bottone e messaggi, corrispondenti a questi elementi di tipo text field, button e text area, che sono altrettanti tipi di oggetti Java. Non me ne frega niente di dare un nome alla VBox, per dire. Tecnicamente non me ne frega neanche nulla di dare il nome al bottone, perché non devo manipolare il bottone. È lui che manipola me, se vogliamo, cioè è dal bottone che... Però adesso siamo all'inizio, ci sembra che questi siano tre elementi interattivi. Quindi il file fxml si predispone per iniettare all'interno del controller i riferimenti a questi elementi. In realtà questo è tutto il lavoro che fa la classe fxml loader che abbiamo intravisto. Legge l'fxml, capisce quali sono le variabili e le collega. Ovviamente la classe controller, nella classe controller dovremmo definire text field, private text field nome, private button bottone, private text area messaggi. E poi dovremmo definire da qualche parte un void, private public void handle inserisci. Perché questi metodi poi come fai a chiamarli se non ci sono? Per comodità nostra, il Sim Builder ha una voce che si chiama, qua nel menu View, Show Sample Controller Skeleton. Mostrami un esempio di scheletro del controller. Allora, se apro questo, lui mi crea un controller che contiene, guarda caso, private text field nome, private button bottone, private text area messaggi, che sono le variabili che abbiamo detto nell'fxml che vorremmo manipolare tra codice Java, e poi mi mette anche questo handler, handle inserisci, che è il nome del metodo che ho scelto io. Tutti questi sono annotati con questa clausola chiocciola fxml per aiutare l'fxml loader praticamente a trovare la corrispondenza, no? Perché io potrei qua dichiarare altre variabili che non hanno nessuna relazione con l'interfaccia utente, quindi verrebbero aggiunte in questa classe controller senza il tag fxml. Questo è un tag per guidare l'iniezione automatica di questa informazione. Poi qua, se volete, potete farvi generare anche dei commenti, abbastanza inutili, oppure c'è questa parte full che aggiunge anche di fatto un metodo che si chiama initialize, che di fatto fa dei controlli, controlla che effettivamente l'oggetto ci sia, perché adesso lo stiamo facendo e funziona tutto. Poi un domani cambio il nome del bottone, lo tolgo, lo sposto e il controller non vede più l'elemento giusto con lo stesso nome. E quindi... Allora, questo qua cos'è? È un file che io posso prendere, copiare e incollare. Vedete che è una classe che si chiama primo controller, l'abbiamo detta così quando abbiamo creato il file, dentro un package che si chiama polito tdp primo, quindi sono tutte le informazioni che abbiamo inserito correttamente. Seleziona tutto, copia, va in Eclipse, la classe primo controller che mi aveva creato il programma era tristemente vuota, giustamente, ma io adesso posso cancellare tutto e incollarci
lo scheletro di controller che mi ha dato JavaFX. Adesso in builder di JavaFX. Ok? Allora, adesso cosa succede? Cosa è cambiato se io, chiudo il programma di prima, se io rilanciassi il programma, cosa è cambiato? Niente. Cioè, perché in realtà è vero che se, tutto, se è vero ciò che abbiamo detto, se tutto funziona, abbiamo collegato le variabili alle variabili del controller, abbiamo collegato l'azione di click del bottone al metodo handle, ma quel metodo è vuoto, non fa niente. Dobbiamo dargli qualcosa da fare. Allora, innanzitutto vediamo se viene chiamato. Ad esempio, noi possiamo fare una cosa molto stupida del tipo system.out.println premuto. Quindi ci aspettiamo che ogni volta che l'utente clicca sul bottone, genera un evento di tipo click, che poi viene convertito in un evento di tipo action sul bottone, a quel bottone è associato un event handler per azione, action, per evento action, che chiama il metodo inserisci, handle inserisci, il quale sta per la qualche cosa nella console qua sotto, ma non lo fa. Allora, in realtà abbiamo fatto tutto giusto. Non lo fa per un motivo molto cretino, nel senso che noi abbiamo, già prima quando abbiamo aggiunto gli ID, abbiamo aggiunto l'action, abbiamo modificato e salvato il file fxml. Ma visto che l'abbiamo modificato dall'esterno di Eclipse, Eclipse è un po' tonto e non se ne accorge. Quindi quando io ho fatto run adesso, immaginavo che il run avvenisse sul file fxml modificato, invece sta ancora avvenendo con la versione vecchia, perché Eclipse prende gli sorgenti, li compila e li esegue in una cartella diversa. Quindi dice, ma fxml nessuno l'ha toccato e quindi tengo quello vecchio. Per essere sicuri, e poi capita così, che voi modificate qualche cosa, tornate in Eclipse, fate run, dice non è cambiato niente, colpa del computer, colpa di qualcuno, eccetera. No, colpa di Eclipse. Come facciamo a convincerlo, a fargli accorgere che il file fxml è cambiato? La cosa molto semplice è andarci dentro. Lo aprite, lui vede che è cambiato, e quindi quando fate run la prossima volta, usa la versione nuova, che ha l'indicazione dell'event handler che c'è e adesso viene anche chiamato, mentre prima non veniva chiamato. Quindi qui ogni volta che clicco su inserisci, aggiunge, e mi posso divertire tutto il giorno a fare questo giochino qua, aggiunge una voce qua nella console. Quindi questa purtroppo è una cosa antipatica di Eclipse, ogni volta che salvate o modificate qualcosa in fxml, ricordatevi quando trovate in Eclipse, prima cosa tenete aperto, non basta averlo aperto, devi proprio andarci dentro. Lo clicchi, poi non devi leggere, far nulla, semplicemente lui se lo rilegge e capisce che è cambiato. Ok, ma adesso ovviamente noi non volevamo stampare premuto, volevamo far sì che quando il bottone viene premuto il programma prende il nome che l'utente ha inserito e lo usa per stampare un messaggio. Come faccio? Quindi, quando il bottone viene premuto l'ho risolto, vuol dire che quel metodo viene chiamato. Quindi sono dentro quel metodo, quindi il bottone è stato premuto. Adesso il codice dentro il metodo deve leggere il testo che l'utente ha scritto. E come faccio a sapere che cosa ha scritto l'utente? Io non lo so, ma l'oggetto nome lo saprà. Perché l'oggetto nome altro non è che una variabile che punta alla casella di testo che abbiamo disegnato qua e a cui abbiamo dato l'ID nome. E come faccio a sapere cosa c'è scritto lì dentro? Beh, andrò a leggere la proprietà text di quell'oggetto. Quindi l'utente nome scritto
Il nome scritto all'utente non sarà altro che la proprietà text, e quindi con un nome normale getter, sull'oggetto nome. Nome è la casella di testo, le sue proprietà, io potrei fare get l'altezza, la larghezza, il colore, eccetera, non frega niente, me ne frega del contenuto del testo. E quindi riesco a leggere in una stringa mia, interna, il contenuto di quella casella di testo. E questo contenuto cosa faccio? Lo prendo e lo trasformo in un messaggio che scriverò nell'area di testo sottostante. E come faccio a scrivere un messaggio nell'area di testo sottostante? Prenderò l'oggetto messaggi e ne modificherò la proprietà testo. Quindi potrò dire messaggi.setText buongiorno, virgola, più nome scritto, più a capo. Togliamo sta scemenza qua, persiste.out. Quindi il controller, che sa cosa il programma deve fare, lo fa andando a manipolare in lettura e in scrittura i dati dell'interfaccia. Come? Andando a leggere e scrivere le proprietà dei nodi della scena. Quindi se riavviamo il programma, ricordiamo sempre di chiudere quello vecchio perché sennò rimangono aperti per 100 anni, questa volta se io scrivo il mio nome e clicco inserisci, comparirà nell'area di testo il mio nome. Non è fantascienza. Se cambio nome, ovviamente cambierà il messaggio. Adesso in area di testo noi abbiamo, per modificare un'area di testo, essenzialmente c'è la proprietà setText. C'è anche una proprietà append text che può essere utile, che set text rimpiazza il testo esistente con un testo nuovo, come qualunque setter. Un append text concatena, aggiunge in fondo al testo esistente il messaggio nuovo. Quindi se non vogliamo cambiare, adesso ciò che succede è che ogni volta che inserisco un nome cancella quello vecchio. Se invece volessi che i messaggi rimanessero nella finestra, dovrei scriverlo non con un set text ma con un append text, per far sì che il messaggio venga aggiunto alla stringa esistente. C'è un altro metodo che usiamo spesso, che è clear, che vuota, sarebbe un set text con la stringa vuota, però faccio prima scrivere clear che non set text, che ripulisce. Questo funziona su qualunque attributo di tipo testo, eh? È più utile in una text area perché ovviamente ho più righe, in un text field con una riga sola non ha tanto senso fare un append, però in teoria il metodo c'è. Ad esempio potrei dire che dopo che ho scritto, allora questo qua lo posso modificare in append, e però potrei dire che dopo che ho fatto buongiorno posso ripulire la casella di testo, cancellarla. Quindi posso dire che a un certo punto nome.clear. Quindi tutto, quando clicco, lui prende il nome, scrive il messaggio, lo aggiunge eventualmente a quelli eventualmente presenti e ripulisce la casella di testo per permettere alla prossima persona di venire a scrivere il nome. Quindi questo come funziona? Chiudo, riavvio. Fulvio, inserisci. Pippo, Paperino. Quindi sono io che decido che questo contenuto rimanga dopo che ho premuto inserisci oppure venga cancellato dopo che ho premuto inserisci. È una logica dell'applicazione, del mio programma, e come tale è dentro, è codificata dentro l'istruzione del controllo. Allora, questo è un programma semplice,
scemo, molto semplice. Sembra molto semplice, no? L'idea è semplice, però in realtà noi abbiamo dei bottoni, una finestra di dimensione, si può scrivere, fare copia, incolla, cancella, tutto quel che vuoi, e abbiamo scritto 3 righe di codice. Questo è l'unico codice che abbiamo scritto. Se ci pensate, tutto il resto l'ha già fatto. Ho automatizzato con lo scheletro del controller, vado a modificare graficamente l'interfaccia, eccetera, eccetera. Quindi qui mi permetto effettivamente di innanzitutto separare il ragionamento. Come deve essere fatta l'interfaccia, quali elementi ci sono, eccetera. Separato rispetto a quali sono le azioni che il programma deve compiere. Da una parte lavoro nell'FXML, dall'altra lavoro dentro il controller. Nel controller non ho tanta complessità di lavoro da fare, perché ho già delle variabili che fanno riferimento agli elementi di interfaccia che mi serve conoscere, su cui mi serve agire, e dei metodi che vengono chiamati nel momento giusto, cioè giusto corrispondente all'azione fatta dall'utente. Quindi mi posso effettivamente concentrare su quello che è la logica applicativa del mio programma. Tutto il resto è in buona parte automatizzato. Per questo vi dicevo ieri che la libreria che usiamo è facilissima da usare. Le basi già le conosciamo tutte. Soprattutto per fare cose semplici, tipo dove le azioni sono essenzialmente dei bottoni premuti, oppure il testo scritto, o poco altro. C'è ancora un paio di cose, di dettagli migliorativi che vorrei citarvi. Ad esempio, il fatto che qua l'utente potrebbe sporcarmi questo mio output che ho così amorevolmente curato, perché questa area di testo è una qualunque casa di testo in cui è vero che il programma può modificare la proprietà text, ma anche l'utente può farlo. Allora, ad esempio, io vorrei fare in modo che questa area di testo non fosse modificabile dall'utente. Si può fare, perché tra le varie proprietà c'è questo bellissimo disable. Quindi posso impostare da programma set disable true, oppure più facilmente plus. Imposto la proprietà disable e quindi dalla prossima volta che il programma partirà, l'utente non potrà più modificare questo testo. No, scusate, non è questa. Era l'altra. Editable. Cancellate gli ultimi 20 secondi. La proprietà che mi interessa è questa editable. Disable la rende praticamente non più attiva del tutto. Invece editable permette o non permette all'utente di modificarla. Se è disabilitata non ci posso neanche entrare dentro, eventualmente per copiare il testo e selezionarlo. Se invece è abilitata ma non editabile, posso entrarci dentro col cursore, fare copia e incolla del testo, ma non modificarlo. Dipende ovviamente da che cosa voglio permettere all'utente di fare. Quindi, anche qua, il comportamento dei nodi di base è personalizzabile attraverso le loro proprietà. E quindi, man mano che faremo esercizi, scopriremo magari altre proprietà che ci possono tornare utili. No. Tutte in ordine alfabetico non andremo mai a vederle, non sono tantissime, però se ci viene in mente qualcosa, è molto probabile che chi ha progettato questa libreria ci abbia già pensato e quindi ci sia il modo per farlo. L'altra cosa che volevo citarvi, ecco, attenzione che qua se io faccio run di nuovo, la modifica non è stata presa perché non ho riaperto il file fxml per un attimo. Adesso riaprendolo, se entro dentro, no, c'è qualcosa che non va perché non ho salvato di qui. Non ho salvato. Devo togliere editable. Quando uno comincia a confondersi, poi da lì non può fare altro che andare in discesa. Ok. Ok, finalmente adesso non riesco più, ci clicco dentro, non riesco più a portare, vedete che mi manca il cursore lampeggiante, non posso più scriverci dentro. Ma ovviamente il programma ci può scrivere dentro.
L'altra cosa che devo fare, devo imparare a fare, e purtroppo è una gran rottura di scatole, è questa. Cioè, se l'utente è talmente simpatico che clicca inserisci senza aver inserito il nome. Cioè, dobbiamo validare l'input. È la parte più pallosa del mondo, quella di validare l'input. Perché cosa succede se l'utente non ha inserito nulla, se ha inserito qualcosa di troppo lungo, se ha inserito dei caratteri che non doveva, se ha inserito 6 nomi anziché uno? E vabbè, e devo controllare tutto. Per farlo, ovviamente, la libreria non mi aiuta, non può sapere se è lecito o no che quella casella sia vuota. Tenete presente che il collegamento tra la casella di testo e il bottone ce l'abbiamo solo noi in testa, che quel bottone serve per validare, per inserire il dato di quella casella di testo che sta a fianco. Cioè, lo sappiamo solo noi. Per noi sono due controlli indipendenti che ciascuno ha la propria vita. Siamo noi che sappiamo che quel bottone non ha senso premerlo se non c'è un nome dall'altra parte. Ma lo posso sapere il nostro programma? Facendo come? Facendo che se per caso il nome scritto ha una lunghezza uguale a 0, anziché scrivere buongiorno, scriverà devi inserire un nome. E altrimenti effettivamente potrà fare ciò per cui è stato pensato. Dimmi. È un altro problema se inserisci solo uno spazio. Questo è un controllo facile da fare, no? Se proprio non ha inserito nulla. Allora, se proprio non ha inserito nulla, gli dico devi inserire un nome. Se lui invece inserisce 3 spazi, dice buongiorno spazi. Magari si chiama spazi davvero, ma lo vogliamo evitare, allora bisognerebbe eliminare gli spazi dalla stringa. Quindi dopo che ho letto questo nome scritto, prima di controllare la sua lunghezza, dovrei cancellare tutti gli spazi iniziali e finali. Fare il cosiddetto trim della stringa. E se non ricordo se in Java c'è un metodo trim. Sì, c'è trim, guarda qua. Ritorna una stringa il cui valore è questa stringa, in cui tutti gli spazi bianchi, leading and trailing, cioè che precedono e che seguono, sono stati rimossi. Quindi io posso togliere tutti gli spazi iniziali e finali, per fortuna c'è questo metodo, quindi nome scritto uguale, nome scritto, punto trim. Allora, prima di controllare la lunghezza, rimuovo gli eventuali spazi leading, cioè precedenti, e trailing, cioè successivi. Allora, adesso il nostro amico tre spazi. Allora, controlliamo di nuovo, sempre ogni volta che uno fa un test deve ripetere sempre i test precedenti, no? Perché magari aggiusti una cosa e ne rompi un'altra. Quindi se il nome è giusto lo scrive, se il nome è tre spazi mi dice allora devi inserire un nome. E questo è utile perché se io anche inserissi 57 spazi, poi il nome, poi altri spazi, questi spazi non vengono inseriti. Adesso questa cosa qua è brutta da vedere, perché? Perché non ho messo una capo qua. Quindi mettiamo a posto la capo. E quindi ripartiamo. Spazi, ok, spazi e poi il nome, va bene, non ci sono spazi extra, eccetera, eccetera. Poi uno potrebbe dire se è giusto che il tizio si chiami aperta tonda punto esclamativo, e allora si apre un universo di regole, no, per validare o non validare, ma per questo è un problema di appunto, validazione dei dati. In italiano si direbbe compile, scusate. E questa gestione degli errori, cioè alla fine
ci accorgeremo che la logica di business è qua, cosiddetta logica di business, cioè la logica che porta valore, che fa azioni utili nel programma, sono queste due righe, e davanti a queste due ce ne sono 20 che permettono di andare a intercettare, a valutare tutti i possibili modi malati in cui l'utente, o sbagliati, scusate per i malati, in cui l'utente possa aver attivato la funzione. Questo è lo sporco lavoro del controller. Un po' fa del lavoro utile e tanto fa della pulizia sui dati che arrivano dagli utenti. Ok? Allora, questo poi è il meccanismo di lavoro in tutte le applicazioni JavaFS che faremo. Partiamo da un problema, ci immaginiamo come visualizzarlo, impostiamo l'interfaccia in JavaFX, decidiamo quali sono gli elementi di cui vogliamo, abbiamo bisogno di controllare, definiamo gli ID, definiamo gli event handler e poi cominciamo a lavorare nel controller per definire il comportamento dinamico del programma. Ci lavoreremo in questo modo per 2 settimane, poi complicheremo le cose ovviamente perché non ci basterà. Non ci basterà perché il controller, dovendo fare questo lavoro sporco, antipatico, di gestire i dati, validare, gestire tutti i casi particolari, tipicamente è un codice abbastanza intricato. Per bene che cerchiamo di pensarlo, è pieno di casi particolari. E allora, se poi tu devi ragionare su un algoritmo che deve lavorare con dei dati, non vuoi mescolarlo con i casi particolari dell'input, perché se no non ci capisci più nulla. E allora impareremo ad evolvere anche rispetto a questo modello. Ma andiamo per gradi. Ok, nella prossima ora io vorrei fare insieme a voi questo esercizio, proprio partendo da zero. E mettiamo la visualizzazione. Cioè, facciamo un semplice giochino, più semplice che riesco a inventarmi con le conoscenze che abbiamo, in cui il computer pensa un numero e noi dobbiamo indovinarlo entro un certo numero massimo di tentativi. Ok? Quindi, mentre facciamo un quarto d'ora di intervallo, iniziate a pensare come può essere fatto questo giochino. Così vi ho rovinato l'intervallo e siete contenti.